E oggi la nostra comunità è riunita innanzitutto per illustrare quelli che sono i risultati dei primi 18 mesi del nostro partenariato, dimostrare qual è stato il grande lavoro fatto nell'intelligenza artificiale, come il nostro partenariato è impegnato a dare risposte per l'IA del futuro, e questo sarà illustrato attraverso una serie di interventi. Ma non solo, perché un'altra importante attività che verrà dibattuta e resa nota è quella chiaramente di come FAIR si vuole porre come punto di riferimento nell'ecosistema italiano dell'intelligenza artificiale, e quindi ci saranno alcuni dibattiti, tavole rotonde su temi importanti sulle AI, quali la regolamentazione, il Large Language Model e come alcuni campi sono particolarmente sensibili con le nuove tecnologie dell'AI generativa, come ad esempio l'editoria e tutti i problemi legati ad esempio al copyright. Quali sono le sfide per il futuro dell'intelligenza artificiale? Sicuramente bisogna avere un'intelligenza artificiale che sia affidabile, controllabile dall'uomo, e quindi in cui l'uomo possa dare sicuramente il proprio rapporto decisionale, quindi non delegare. E sicuramente un'altra sfida importantissima è quella della sostenibilità. Noi abbiamo oggi tanti sistemi che utilizziamo nella nostra pratica comune che richiedono enormi risorse di calcolo e grandi dispendi di energia. Quindi una delle sfide che FAIR sta facendo è quello di avere nuove tecnologie che possano rifornire risultati migliori, ma a costi e prestazioni sicuramente più avanzate.